Buongiorno a tutti, sono Jeanette, la vostra istruttrice di aerobica, e anche oggi continuiamo il nostro allenamento insieme. Prima di fare i movimenti consultate il vostro medico curante. Benissimo, allora oggi il nostro allenamento si concentrerà sul lavoro delle gambe e poi vedremo quali altri muscoli faremo lavorare. Benissimo, abbiamo la nostra posizione di base, le ginocchia leggermente piegate e le spalle sciolte. Benissimo, da qua cominciamo con la nostra respirazione. Inspiro ed espiro. Inspiro, espiro, ancora inspiro, espiro, ultimi due, inspiro, espiro, l'ultimo inspiro, espiro. Benissimo, da qua spalle un poco, giusto per 4-5, non dobbiamo riscaldare tantissimo. Bene, sciolgo le spalle solo per avere un po' di mobilità nell'articolazione delle spalle. Parte cervicale, ruoto un po' la testa, fermo al lato allungando il collo, allungo, espiro, 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 ultimi due. Ultimo, benissimo, da qua spalle dietro e in avanti, dorsale, parte dorsale, e potete attivare anche la parte lombare portando in avanti il bacino, attivando i glutei, neutrale e curvando. Ancora, spalle sempre sciolte. Stringo i glutei, stringo gli addominali. 4 3 2 e 1. Benissimo, rilassiamo. Avete sentito la parte alta del trapezio, il collo, allungatelo. Vi faccio allungare questa zona spesso perché conosco tutte le problematiche del collo teso. Bene, e anche in avanti, solo perché è piacevole. Non dovete tirare troppo, basta appoggiare la mano. Bene, su. E adesso cominciamo un po' il riscaldamento delle gambe, i flessori del bacino. Espiro, cerchiamo già adesso il nostro equilibrio. Oggi lavoreremo anche su una gamba sola, per questo vi consiglio di avere anche la sedia vicina se avete problemi di equilibrio, se no allora potete fare tranquillamente anche senza. 8 7 6 5 4 3 2 1. Bene, da qua appoggiamo le mani, riscaldamento delle ginocchia, l'articolazione in una direzione, 5 6, e cambio nell'altra direzione, tengo la schiena bella dritta. Benissimo, da qua anche un po' muovo la caviglia e cambio l'altro lato. Perfetto, divaricata larga, ultimo movimento per riscaldare le gambe, divaricata molto larga con i piedi extra ruotati, e qua comunque dovete avere un po' il sedere spinta all'indietro. Già adesso abbiamo una piccola inclinazione in avanti per riuscire a tenere il ginocchio circa nella linea della caviglia quando pieghiamo il ginocchio. Ovviamente non esageriamo con l'inclinazione,
siamo ancora nella fase di riscaldamento. Facciamo tutti i movimenti ancora morbidi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bene, allora, secondo me siamo pronti. Posizione, metto il mio peso su una gamba, quella gamba al ginocchio piego bene, appoggio le mani appoggiamo circa alla metà, sulla metà della coscia. Non dovete appoggiare tutto il peso, non dovete crollare sulla coscia, ma dovete tenere la schiena anche in questa fase sempre bella, dritta. Da questa posizione, su il ginocchio e giù. 3. Qua sentirete che lavorerà tanto la gamba che tiene il vostro peso. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1. E adesso per rendere più dinamico il movimento, mollo con le braccia, però tengo la stessa posizione. 1, 2, 3, tenete bene la gamba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi, 5, tenete bene, 4, 3, 2 e 1. Bene, sposto il peso. Dovevate sentire la gamba appoggiata in realtà e dovevate tenere la schiena con gli addominali per non perdere un po' con quale gamba abbiamo lavorato. Cambiamo subito. Divaricata larga, fletto il ginocchio, appoggio bene il piede, cerco il mio equilibrio, appoggio le mani sulla metà della coscia cercando di tenere la schiena, vado ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dovete sentire la gamba che tiene il peso, 12, 13, 14, 15, più dinamico tenendo la stessa posizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brucia questa gamba, 8, 9, 10, facciamo lavorare praticamente tutti i muscoli della gamba, 12, 13, 14 e 15. Benissimo, rilassiamo per un attimo le gambe, perfetto, le allungheremo un po' più tardi perché adesso ancora facciamo un piccolo esercizio di squat per i glutei. Divaricata solita, un po' più larga dei piedi, del bacino, i piedi leggermente extra ruotati, lentamente inspiro e lentamente scendo in basso spingendo il sedere dietro. Da questa posizione alzo un tallone, l'altro tallone e rimango qua, tengo la schiena con i muscoli erettori della colonna vertebrale, risucchio l'ombelico, le mani davanti, in basso. Attiviamo i polpacci, il gastrocnemio, i gemelli, hanno più nomi. Tutto il tempo abbiamo i glutei contratti, lavoriamo con il quadricipite, lavoriamo con la schiena e teniamo la posizione. Sembra facile, ma nel frattempo sentiamo il bruciore delle cosce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E adesso due talloni insieme. Su e giù. Su e giù. Espiro, inspiro. 8, 7,
7, l'equilibrio 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bene. Non era proprio facile. Giusto per avere un po' di appoggio, se volete cercate la vostra sedia, se non vi serve potete fare anche senza, oppure accanto alla parete, come preferite. Mi sono stancata con questi due esercizi, mi è strano, ma vuol dire che vi faccio lavorare anche bene ogni tanto. Cambio gamba. Allungo, chiudo le ginocchia, cerco di tenere l'equilibrio, se no cerco l'appoggio, allungo il quadricipite, perfetto, e adesso con una mano in appoggio tiro su il ginocchio, rilasso un po' la caviglia, allungo il gluteo, tiro su il ginocchio. Ottimo, cambio gamba, l'altra gamba, io adesso immagino una parete sul mio lato sinistro, voi potete girarvi o cercare veramente un bel appoggio, eccoci, su, perfetto. Ok, da qua andiamo avanti, abbiamo fatto lavorare bene il quadricipite, abbiamo attivato i glutei, i polpacci, allora continuiamo con interno e esterno coscia, gli adduttori, abduttori, ok, per questo ci mettiamo sul nostro tappetino e vi faccio fare un esercizio classico ma sempre utile e soprattutto comodo, che non è da poco. Mi appoggio sul gomito, il gomito è nella linea della spalla, importante perché altrimenti la spalla mettete in una posizione tesa e non vorremmo far soffrire la spalla. Il bacino è nella linea del gomito, la gamba sopra piegata appoggiata dietro, la gamba sotto estesa con il piede parallelo al pavimento. L'unica cosa che dovete controllare, oltre a tutto questo che vi ho spiegato adesso, è il busto. Il busto dovete tenere in alto. Perché dovete tenere in alto? Perché in questa posizione, se immaginate la vostra colonna vertebrale, così è nella sua posizione neutrale. Invece se lasciate cadere il busto, praticamente fate una bellissima curva sulla colonna vertebrale e noi vorremmo evitare quello. Mano sul ginocchio, colonna bella, la gamba estesa, porto leggermente poco in avanti, circa 45 gradi, importantissimo la posizione del piede, rimane sempre parallelo al pavimento e da lì comincio ad alzare la gamba estesa. 1, 2, 3. Perché è importante la posizione del piede? Perché così faccio lavorare gli adduttori, l'interno coscia. Non fate, però se girassi la punta, lavorerei con il quadricipite. Il quadricipite l'abbiamo già ammazzato prima. La punta, il piede rimane parallelo. Eravamo a 5, 6. 7, 8, alzate bene, 9, 10, 11, 12, non è tanto difficile, andiamo avanti, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e per concludere bene tengo la posizione finale in alto, devi sentire qua un po' di isometria, tengo, ancora 4, 3, 2,
1 e giù. Bene, subito dopo, prima di cambiare lato, così non vi faccio girare troppo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo flesso la gamba con cui abbiamo lavorato prima, abbiamo esteso la gamba che prima era appoggiata e adesso cambio la posizione, mi sdraio sul busto e appoggio la testa nella mano. La posizione è ancora più comoda di prima, anche qua cerco di tenere la colonna vertebrale, risucchio l'ombelico e adesso alzate laterali della gamba più riposata. Espiro, qua è uguale, il piede rimane parallelo al pavimento, le spalle, il busto, il bacino e la gamba in una linea e la gamba sotto piegata per appoggiarci bene. 3, 4, non dovete alzare troppo la gamba alziamo finché teniamo, riusciamo a tenere il piede parallelo al pavimento circa a 45 gradi, non di più, alzando di più lavoriamo con altri muscoli, noi dobbiamo concentrarci ai glutei piccoli e medie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, espiro, espiro, quando alzo la gamba butto fuori l'aria, 17, 18, 19, 20, per la mia soddisfazione ancora 5, 4, 3, 2 e 1, perfetto. Allora, notizia buona che manca solo l'altro lato. La notizia meno buona che quel lato ancora manca. Gomito nella linea della spalla, ricapitoliamo, avete cambiato lato e adesso la gamba dietro va piegata, appoggiata, la gamba davanti leggermente spostata in avanti a 45 gradi e con il piede parallelo al pavimento, il busto tenuto, gli addominali in contrazione, busto bello diritto e vado su. 1, 2, espiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, adduttori, l'interno coscia, 6, 7, 8, 9, 10, gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e tengo la posizione isometrico, tieni, tieni, tieni in alto. Ancora, 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 ancora. 4, 3, 2, 1 e giù. Bene, senza cambiare, mi sdraio sullo stesso lato, appoggio la testa nella mano, cambio solo le gambe. La gamba che, con cui prima ho lavorato, porto su in un piegamento. La gamba riposata va estesa, il piede parallelo al pavimento, gamba busto, spalla in una linea. Bene, attivo anche qua gli addominali per avere la colonna vertebrale dritta e vai su. Ne abbiamo fatto 25, 3, 4, 5, 6, 7, espiro ogni volta quando alzo, 9, 10, 11, 12, espiro, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ancora 5, 4, 3, 2, 1, bene, abbiamo fatto entrambe le gambe. Cambiamo un po' la posizione e allunghiamo i muscoli con cui abbiamo lavorato. Mettiamo insieme i piedi
e apriamo le ginocchia per allungare gli adduttori interno coscia. Teniamo la posizione, allunghiamo bene. Ottimo. Per allungare i glutei piccoli e medi e gli abduttori, allora incrocio una gamba sopra l'altra, alzo il piede e metto le mani sotto il ginocchio, tiro la gamba verso il torace. Se avete trovato la posizione giusta, dovete sentire l'allungamento di questa zona qua. Tiro, tiro, tiro. Benissimo, cambiamo gamba, incrocio l'altra gamba e fletto e tengo la posizione. Perfetto, e adesso teniamo i piedi in alto e facciamo, concludiamo il nostro allenamento di oggi con un po' di addominali. Inspiro, inspiro ed espirando estendo le gambe, alzo le spalle, risucchio l'ombelico, butto fuori l'aria tra il mento e il petto, c'è la distanza di una pallina di tennis e giù. Espiro, inspiro, 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 ancora. 10, 9, 8, facciamo lavorare il retto dell'addome, 4, 3, 2 e 1, e attenzione, parte finale, tengo le spalle in alto, anche qua un po' di isometria, tengo, 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 cercate di alzare le spalle, ancora, ancora, 4, 3, 2, 1 e giù. Benissimo, allunghiamoci, il rilassamento sempre piacevole, sulle braccia, giù le gambe, allungo la schiena, allungo gli addominali. Perfetto, prendo il ginocchio, lentamente mi tiro su e ancora per rilassare la schiena e gli addominali, sciolgo le spalle e guardo dietro, sopra la spalla, la colonna vertebrale rimane bella allungata. Perfetto, cambio lato, guardo dietro, benissimo, appoggio le mani sulle ginocchia e curvo la schiena. Bene, lentamente su, sciolgo le spalle, un semicerchio per rilassare il collo. Ancora due, uno, alzo la testa, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ultimi due, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, allungo la colonna vertebrale, su, 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 e giù. Bene, abbiamo finito anche per oggi, ci vediamo la prossima volta, vi auguro una buona giornata, ciao, ciao!